piano rifiuti regionale pieno di incognite a chiedere chiarezza, trasparenza e soprattutto dettagli in merito all'opposizione. Il Movimento 5 Stelle chiede una seduta di consiglio straordinaria. Il centrodestra spiega tutte le titubanze riguardanti il presente. Questo consiglio deve servire a capire quali politiche e quali intenzioni abbia il centrosinistra in materia di rifiuti. Ricordo a me stesso che con il centrodestra, oltre a una serie strabilianti risultati in linea con le direttive europee, partendo da una situazione di emergenza impiantistica, riuscimmo ad arrivare al 43-44% di differenziata, stanziammo le risorse per rimettere a regime l'impiantistica pubblica e quindi i poli pubblici all'interno del quale il privato come da legge può competere. A tranquillizzare sul lavoro in corso è il sottosegretario con delega all'ambiente Mario Mazzocca, che spiega tutte le attività svolte in merito. Noi invece presenteremo un documento che va molto oltre, ovvero che dimostra come in effetti nei tempi previsti si riuscirà a ridurre progressivamente la produzione dei rifiuti e quindi a sventare ogni tipo di previsione di impianti di produzione di CSS o di impianti di incenerimento. Il Movimento 5 Stelle aveva già aperto la questione un anno fa, leggendo segnali scoraggianti che alla fine hanno trovato l'appoggio anche del centrodestra e dell'ex consigliere regionale Maurizio Acerbo, che ha aperto il caso sui rifiuti accusando il governatore D'Alfonso di avere un piano già organizzato con i privati e presentando anche un dossier sul caso. Il Movimento 5 Stelle ha presentato una risoluzione lo scorso anno per l'approvazione del piano regionale di rifiuti, che è stata bocciata da questa maggioranza, e abbiamo scoperto qualche giorno fa che il Movimento 5 Stelle aveva ragione, perché Regione Abruzzo è commissariata per la mancata approvazione del nuovo piano regionale. Noi lo diciamo da sempre, nei primi di agosto è stato il Movimento 5 Stelle a lanciare l'allarme inceneritore, avendo appreso del DPCM del Ministero della bozza di decreto attuativo dello Sblocca Italia. Per cui noi strilliamo e urliamo da sempre, facciamo proposte, proponiamo soluzioni, ma è soltanto una questione di volontà politica. Al termine della seduta sono stati votati due documenti, il primo in cui la giunta regionale si impegna a recuperare la materia escludendo la costruzione di impianti di incenerimento dedicati, e il secondo presentato dal sottosegretario Mazzocca, che impegna la giunta a recepire le disposizioni della legge Green Economy con il sistema del vuoto a rendere su cauzione.